Accanto all'attività quotidiana, ogni anno, a fine novembre, la Fondazione Banco Alimentare organizza e coordina la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest'anno gode anche dell'alto patronato del Presidente della Repubblica attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni Banco Alimentare regionali. I volontari del Banco Alimentare, circa 6.200 in tutta la Campania, da stamane, 16 novembre, sono presenti davanti ai supermercati per raccogliere la spesa solidale di generi alimentari di prima necessità, in particolare olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola. Oltre a raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano, l'obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità. Il direttore del Banco Alimentare, Roberto Tuorto, incontrando la stampa, rinnova l'appello alla generosità in un momento storico nel quale la povertà attanaglia sempre più persone e famiglie. Basti pensare che ogni mese il Banco Alimentare, insieme alla rete di associazioni e di istituzioni, distribuisce in Campania circa 200.000 pacchi alimentari. Beh, prima di tutto è importante non solo per la gente che riceverà un piccolo aiuto alimentare a Natale, è importante soprattutto per chi la fa. E infatti abbiamo scelto la frase di San Francesco per i nostri volontari, è nel dare che noi riceviamo. Abbiamo sempre detto che la colletta è utile alle 238.000 persone che aiutiamo in Campania, ma è utile anche ai 6.200 volontari che fanno di tutto per aiutarli. Quest'anno abbiamo 50 supermercati in più rispetto allo scorso anno, ne abbiamo 958. E questa è una cosa sorprendente, che ogni anno la gente risponde sempre di più. C'è tanto bisogno di aiuto, ma devo dire che c'è anche un popolo generoso che riesce a rispondere. I dati sono preoccupanti, lunedì mattina verrà presentato il rapporto Caritas all'Università di Salerno, saremo anche noi presenti ovviamente, i dati sono allarmanti, la cosa più brutta che emerge è che la povertà è diventata ereditaria. Significa che un figlio che nasce in una famiglia povera è destinato a essere povero. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo portare più speranza alle persone, più voglia di poter riscattare la propria posizione, perché è impossibile che uno, perché nasce in una famiglia povera, sia condannato a diventare. Testimonial d'eccezione, l'ex giocatore della Salernitana Federico Fazio. Federico, per la sua sensibilità, è venuto a fare anche lui la spesa, per chi non può farlo. No, certo, è un'iniziativa bellissima, quindi ormai anche la faccio sempre qua, quindi oggi con più motivi. Noi come esempi che tutti ci vedono, ci seguono, i bambini, la gente, dobbiamo dare l'esempio, fare l'esempio per tutti. Ma io dico solo che non esistono gli sportivi, esistono gli uomini, esistono persone che hanno una sensibilità e persone che non ce l'hanno. Io ringrazio Federico perché questa sensibilità l'ha sempre avuta e quindi ci fa piacere che anche lui faccia la spesa per chi non può farlo. Da ricordare che dal 16 al 30 novembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate. Per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all'iniziativa è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.